Durante una conferenza stampa tenuta nel Gran Caffè Letterario è stato presentato il 44esimo premio Sulmona, rassegna internazionale di arte contemporanea. La rassegna verrà inaugurata sabato 16 settembre alle ore 18 nei locali del Polo Civico Diocesano ex Convento di Santa Chiara. All'inaugurazione dovrebbe essere presente anche Vittorio Sgarbi, ma con Sgarbi si sa, il condizionale è d'obbligo. Presenti alla conferenza il sindaco di Sulmona Anna Maria Casini, il neopresidente del Circolo di Arte e Cultura Il Quadrivio, organizzatore del premio, Raffaele Giannantonio, il segretario generale ideatore del premio Gaetano Pallozzi ed alcuni sponsor che hanno reso possibile la realizzazione della rassegna. Giannantonio ha subito messo in evidenza che fra le novità di quest'anno c'è il nome di Gaetano Pallozzi aggiunto al titolo del premio e che questa edizione rientra nel bimillenario ovidiano. Le difficoltà ci sono sempre, è inutile negarlo, e c'era anche un pessimismo iniziale, il cosiddetto pessimismo dell'intelligenza a cui poi è subentrato l'ottimismo della volontà, perché abbiamo l'esempio di Gaetano Pallozzi, insomma, che a 92 anni ha ancora voglia di fare queste cose, di combattere, di lottare, e non abbiamo potuto far altro che raccogliere questa eredità e spingere con tutte le nostre forze affinché questo premio continuasse. 163 gli artisti partecipanti, di cui 16 stranieri, sono presenti varie scuole e varie tendenze artistiche dal figurativo fino all'astratto. Giannantonio ha parlato di rinnovamento nella continuità, questa sembra essere la parola d'ordine del premio oggi. Tra gli sponsor che hanno consentito la realizzazione della rassegna, la Banca Generali, rappresentata da Alessandro Di Tunno. Banca Generali è sempre vicina ai territori, in particolare al territorio abruzzese, tempestato da quelli che sono stati gli eventi negativi del terremoto e di altre cose, quindi ha sempre voluto fare qualcosa di positivo per le popolazioni, non solamente aiutandoli da un punto di vista finanziario, ma proprio sostenendoli anche con altre iniziative. Questa mi sembrava assolutamente degna di attenzione, infatti mi sono fatto promotore per la mia banca di questa iniziativa, che è stata assolutamente sostenuta non solamente per quest'anno, ma ho preso un impegno anche per le prossime edizioni. Noi abbiamo alcuni grandi amici nuovi e storici. Tra quelli storici la ditta Confetti Pelino, che è la terza generazione con noi, perché Olindo fu tra i fondatori, Paola è stata presidente del Quadrivio e adesso abbiamo Flavia Pantano Pelino, che è la vicepresidente del Quadrivio e contemporaneamente rappresenta la ditta che c'è a fianco come sponsor, ma noi vorremmo dire come partner. E tra i nuovi amici c'è Banca Generali, rappresentata dal district manager Alessandro Di Tunno, che si pone proprio come nostro partner perché ci ha aiutato anche alla costruzione del sito internet e all'apertura della pagina Facebook. Poi due sponsor tecnici, che sono gli alberghi, gli hotel Santa Croce e Fraga Stevens. Il premio Sulmona è una delle espressioni culturali più importanti, più significative della storia culturale della nostra città. Noi sosteniamo e promuoviamo il premio Sulmona, che di fatto di anno in anno ha arricchito la nostra Pinacoteca di Arte Contemporanea, che si arricchisce appunto anno dopo anno grazie al lavoro incessante di artisti, di Gaetano Pallozzo e del gruppo che lo affianca da molti anni e che quest'anno ha rinnovato anche il suo direttivo, il Raffaele Giannantonio, che quest'anno in qualità di presidente del Quadrivio ha organizzato tutto l'evento.